Ci aspettavamo questa vittoria perché abbiamo lavorato bene negli ultimi anni e in generale negli ultimi decenni del nostro territorio, cambiando volto a Villafranca di Rena. Ovviamente, come ho detto anche in campagna elettorale, tutto è migliorabile. A mio avviso, in questi 5 anni dobbiamo aprirci all'ascolto dei giovani, degli anziani, della popolazione tutta, per trasferire un senso civico comune. Perché solamente con l'aiuto fra amministrazione, cittadini, associazioni, attività commerciali si possono raggiungere dei risultati migliori, proprio quello della tutela ambientale, della pulizia del territorio. Quindi con una sinergia comune sono certo che faremo ancora meglio in questi 5 anni di amministrazione. Con il sindaco Giuseppe Cavallaro e con la nuova squadra di amministrazione, con tutto il gruppo dei consiglieri, che in buona parte è una prosecuzione della precedente amministrazione, ci poniamo come obiettivo quello di concludere i tanti progetti in cantiere. Sono state avviate tante progettualità in tutte le frazioni, in tutte le zone del nostro comune. Dobbiamo porci come obiettivo quelli di concluderli, di portare a compimento queste opere e continuare a prestare attenzione alla pulizia, al decoro del nostro territorio. Stiamo già lavorando per programmare le attività estive. C'è stata data certezza che il Rally del Tirreno partirà proprio da Villafranca di Rena, dal nostro lungomare, nel primo weekend di agosto, e questo è già un primo appuntamento. Abbiamo anche la festa di Sant'Antonio, il nostro santo del quartiere di Castelluccio, che è l'ultima settimana di luglio. Quest'anno, dopo 2 anni di pandemia, ripartirà e riprenderemo la processione religiosa e anche i festeggiamenti in suo onore. Queste sono già due prime progettualità in cantiere. Stiamo coinvolgendo le associazioni del territorio per costruire un calendario estivo che possa allietare le serate dei nostri concittadini e tutti coloro che sceglieranno Villafranca per le proprie vacanze. Credo e spero di portare avanti questo mio ruolo da vice sindaco e da assessore di questo comune, pensando, come ho dichiarato ieri, agli ultimi, a chi ha più bisogno, ai giovani, che sono il nostro futuro, e agli anziani, per creare un collegamento generazionale che possa creare un ponte per il futuro di Villafranca e delle nuove generazioni.